bambino è importante, perché se veramente noi vogliamo veramente insegnare qualcosa ai nostri ragazzi, non bisogna insegnare a vincere, bisogna insegnare il comportamento, il sacrificio, perché questi bambini ancora sono piccolini, ma quando arriveranno, qui ora non ci sono oggi ragazzi da 14-16, da 12-14, esordienti allievi, ma loro devono programmarsi la giornata perfettamente, se no poi la cosa che noi diciamo, la prima cosa, se vai bene a scuola andrai bene in bicicletta, se non vai bene a scuola i genitori non ti fanno gareggiare e non andrai neanche bene in bicicletta. È molto difficile praticare il ciclismo, è molto difficile perché richiede estrema autodisciplina, e il fatto che noi prendiamo dei ragazzini da 6 anni fino a 16 anni, ecco, il nostro compito è quello di trasmettere passione, in modo che l'autodisciplina richiesta dal nostro sport diventi una forma quotidiana, una forma di vita. E credo che sia questo l'elemento forte dello sport in generale, ma del ciclismo in particolare. Energia sicuramente, perché ce ne vuole tanto per poter fare questo sport. L'amicizia penso che sia un punto importante. Innanzitutto passione, perché per fare questo sport qui ci vuole tanta passione, perché si fa tanto sacrificio e tanta fatica. E poi amicizia, perché comunque questi bambini stanno insieme diverse ore a settimana.